Bentornati! Allora, ci eravamo lasciati che abbiamo salutato Soler. Dobbiamo andare avanti per il borgo, ovviamente. Prima di tutto dobbiamo stare attenti alla signorina che sta arrivando. Eccola qua. Sai, avevo proprio voglia di zombie arrosto. Però io non voglio diventare uno come loro, quindi preferisco andarci piano. Guarda questo! È diventato uno degli omini delle copertine degli Iron Maiden. Che figo! Andiamo giù con molta calma. Tiriamo giù la scale. Anzi, no. Se non mi sbaglio, avevamo detto che dovevamo fare un piccolo trucchetto. Perché ci serve qualcosa dalla viverna. Qualcosa che ci può dare solamente usando. Cazzo, ho sbagliato il tempo. Lo sapevo. Se mi fa un backstab, signore, la ringrazio. Gentilissimo. Allora, che cosa dobbiamo fare? È semplicissimo. Se non sbaglio, questo, sì. Allora, con l'arco che abbiamo comprato. Azz. È vero. Quindi mi stai dicendo che non posso usarlo? O meglio, lo posso usare ma farò pochissimi danni? E quindi probabilmente non otterremo mai quest'arma. Penso che questo non è il posto per attaccarlo. Che cosa dobbiamo fare in poche parole? Mabuzzazzidi, sozzo! Mabuzzazzidi! Questo è bello della diretta, eh! Mabuzzazzidi! Mabuzzazzidi! Che inoltre celebriamo il ritorno di. Eh sì, merda, rimbalzano le. Ma porca troia, rimbalzano le cazzo di frecce. E niente, mi sa che dobbiamo rinunciare al piano. Niente, volevo la spada che si otteneva da rompergli la. La coda, insomma, rompergli, tagliargli. Niente, praticamente sto dicendo, Zeb è tornato all'opera. Dopo svariati mesi che non si sapeva che cazzo di fine aveva fatto, eh. Si vociferava che praticamente avesse deciso di lasciare tutto, cioè non solo YouTube che già aveva abbandonato da tempo, ma anche Twitch, che lui stesso aveva detto no, ma io adesso mi trasferisco su Twitch perché giustamente su Twitch si fanno i big money e invece su YouTube si fanno due sordi proprio, due spicci. Doveva fare sto cazzo di trasloco. Via! Corri ragazzo laggiù! Pa, pa. Corri fra i lampi di blu e io muoio perché questo mo spara una fiammata e ci fa arrost. No? No? E via? Fai bravo? Scappi? Brava. Allora, niente, devo fare sto cazzo di trasloco. Prima diceva se ne andava in cazzo in Germania, ma all'improvviso se ne torna qualche giorno fa, fai la live? No, no, ma io sono tornato a Malta. Ok, ma cioè, come? Cioè, o hai fatto il teletrasporto o ti ci hanno mandato. Prima che fai, ti prepari tutti i trasferimenti per andare in Germania e all'improvviso ti trasferisci a Malta. Io ho una mezza idea del perché sei andato a Malta, ce l'ho. Perché comunque sia, è comunque una piccola nazione, cioè, paragonabile a San Marino e cose del genere, quindi. Tranquillo come posto. Probabilmente la gente del posto comunque lo conosce. E comunque dove vuoi andare a Malta? Per forza la Valletta, no? Cioè la capitale. A meno che non abita in un altro paesino ancora più piccolo. Ma già la Valletta è piccolo. Dove cazzo vuoi andare a abitare? Scusa. Se lo uccidiamo è giusto per la titanite che ci darà. No! Madonna mia, ho doggiato quando non dovevo. Mi sono cacato tanto. No, ciao, arrivederci. Lo portiamo giù, eh. Quest'uomo può essere pericoloso, specialmente perché quella spadona, se ce la ficca su per il chiurlo. Beh, allora che dice? Vuole scendere? Che fa? Si fa aspettare? Cosa pensa che io sia? Eh? Un damerino che aspetta la sua damigella? Eh? Amica mi cade da in testa, no? Perché? Quello che dovevo! No! No! Mi fa i trappolozzi! I trappolozzi! Ma sono stronzo, ma guardalo. Cioè, ha fatto il trappolozzo incredibile. È saltato da sopra per venire giù. Ah, cazzo, giusto, non posso parare niente.
Questo mi sciotta. Solo col pensiero praticamente. Se lui pensa di sciottarmi, lui mi sciotta. E infatti Kalendo si è fatto pure male perché ha meno vita di prima. Lei è un genio, se lo faccia dire. Io queste cose me le aspetto da gente che mi invade, non da un NPC. Che non è nemmeno tanto forte, però siccome siamo a livello 1 ci apre il chiurlo. Venghi, venghi. Non ti faccio aspettare. Che dalare. Non mi attacchi. Io sono una brava persona. Non ho fatto niente di male. Scappi. Eccolo, eccolo! Ci ha mancato per un millimetro! Che chiurlo! Zuppa di chiurlo stasera per tutti quanti. Non posso nemmeno fare il sanguinamento perché sicuramente è resistente come che. Venga un po' più qua che ho bisogno di farle un backstab. Si faccia fare, ecco qua, bravo. Qua andremo per le lunghe. No, si giri. No, no, non cincischi, si giri. Non doveva farlo. Ok. Va bene. Però ci stiamo chiudendo un po' troppo. Venga qua, si avvicini. Venga. Ok, dovrebbe essere morto. Infatti. Yeee, eccola, Titanite Chunk. E c'è dato anche lo spadone, che non useremo mai però. Ad averlo non fa mai male, insomma. Voglio dire. Che devo dire? Niente, cioè, nel senso. Io personalmente Zeb l'ho iniziato a seguire. Già che siamo nel tema, parliamo un po' delle mie esperienze con Zeb. Vediamo la nuova rubrica. Esperienze con Zeb. Ho iniziato a seguire dal 2004. 14, quindi era già diciamo un po' più avanzato su YouTube rispetto a chi magari lo seguiva già dal tipo 2008 o qualcosa del genere, insomma quando YouTube era praticamente agli albori e esistevano solo YouTube e lui praticamente, compreso magari Cabo Bastone, ma quello chi lo considera? Che tu mi dici, ah c'è il buco del chiurlo aperto, e devi fare il backstab del buco del chiurlo. Allora, ho iniziato a seguirlo perché essenzialmente a me non mi è mai piaciuto Zeb, almeno quando io ero un po' più giovane non mi piaceva il modo di fare i video. Però, sotto consiglio di alcuni amici, ho iniziato a vedere qualche video e mi faceva ridere, ma anche tanto, cioè proprio ridevo alle battute, ridevo comunque sia ai famosissimi Lezzo, vabbè, le classiche cose che insomma, per chi segue io Zeb, lo fa principalmente per quello, insomma. Per sentirlo dire lezzo, schifoso, marcio, sudicio e bla bla bla. Però, diciamo, mentre lo seguivo, comunque notavo che alcune sue linee di pensiero erano dell'altro mondo, oserei definire. Cioè, nel senso, sia sul lato umano che sul lato politico. Io di politica non me ne intendo manco per il cazzo. E sinceramente preferisco rimanere così, nel senso preferisco rimanere ignorante in politica. I miei amici mi rimproverano perché dicono no, ma a te ti dovrebbe interessare perché ne va del tuo futuro. E io cioè, gli rispondo ok, non hai tutti i torti, però se a me la voglia non me la fanno venire perché a furia di vedere e sentire storie riguardanti comunque sempre i politici in generale, la voglia di seguire la politica ti passa proprio. Purtroppo l'uomo non può prescindere dalla politica perché la politica si basa su pensieri, ideologie, quindi anche solo un pensiero può definirti politico, cioè definirti un'idea politica, anche se tu magari della politica non te ne frega un cazzo, come me per dire. Cioè per esempio io dico no, io per dire sui migranti la penso così, nonostante ti ripeto non sei un cazzo di politica, non te ne frega un cazzo di politica, comunque uno che magari segue la politica e gli interessa ti potrebbe anche tipo inflammare dell'universo. E tu devi stare solo zitto perché che devi dire? Cioè, non gli puoi dire, ah, della politica me ne frega un cazzo, perché tanto lui di quel tuo pensiero, cioè, già stai squadrato comunque per lui. No, 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 io, questi sono i nemici pericolosi del gioco comunque. Io l'ho sempre detto. Che ti possono fare fuori con due colpi praticamente. Proprio Zeb comunque non mi piaceva per quanto riguarda queste cose, però ho sempre sorvolato perché comunque i suoi contenuti mi hanno sempre fatto ridere, mi teneva comunque compagnia, cioè i video duravano mezz'ora, cioè i video di Zeb non duravano mai poco, duravano almeno mezz'ora e di solito erano pure più di una parte cioè per video, ok? Cioè faceva, che ne so,
il video di Unknown Battle, no, Lasur, famoso Lasur. Quel video era in due parti e ogni parte di video durava una fracca. E quindi ho iniziato a sorvolare questo fatto delle politiche e cose varie. Però poi, ad un certo punto, quando sei piccolo non te ne frega niente, però quando inizi a crescere, insomma, ti fai inizi a vederti comunque in giro, inizi a capire come va il mondo in generale, cioè, inizia a diventare stucchevole, fastidioso. E come dire, cioè, Zeb non è una bella persona, ok, ma è forse l'antitesi di ciò che dovrebbe essere un umano, ok? Arrivare a fare certi ragionamenti, magari sei anche scottato, magari nella tua vita hai avuto anche altri problemi, che ne so, perché uno non è che odia un qualcuno o un qualcosa semplicemente per partito peso, perché se lo fai vuol dire che hai problemi mentali. Nel caso di Zeb potrebbe anche essere, che ne so, così, nel senso lui lo fa perché sì, cioè lui odia a prescindere, o che ne so, magari qualcuno gli ha insegnato che alcune cose sono sbagliate e altre no, senza che lui si sia fatto una sua idea personale, che è la cosa più sbagliata, perché ciò che ci rende unici è proprio il fatto di pensare con la nostra testa. Se noi ci facciamo condizionare da qualcuno, che sia i nostri genitori o che siano i nostri amici, i nostri parenti, o anche una persona a caso che magari, cioè, tu, non so, rispetti, è sbagliato, ok? Perché quel tuo pensiero magari può anche essere giusto, nel senso il pensiero della persona che tu hai preso per te, può anche essere giusto, ma quando è sbagliato però, allora è là che inizia a diventare pesante la cosa. Cioè, se lui ti viene a dire le cose sui migranti, no? Ci vengono a invadere, cose così, tipo Salvini, cioè Salvini, insomma, specialmente quando tu pretendi di entrare in un canale di gaming e ti ritrovi a sentire di politica e cose varie. Cioè, a me la politica non mi frega un cazzo, specialmente se io devo vedere i video su fottuto DBD per dire, cioè, che cazzo me ne frega a me la politica. Questo è l'ultimo posto che probabilmente vuole sentire parlare di tale cosa. Eppure a lui non gli ha mai fregato un cazzo. Cioè, proprio Zeb è l'ultima persona forse in questo universo che ascolta i pareri dei propri utenti. O meglio, faceva così ai tempi. Da quando ha iniziato a fare le live, non so, ha cambiato proprio ideologia anche su quel punto di vista. Senza togliere il fatto che Zeb è proprio una persona incoerente, ma a dei livelli imbarazzanti. Cioè, un giorno si alza e dice il cielo è blu, l'altro giorno si alza e dice il cielo è verde, l'altro giorno ancora si alza e dice il cielo è azzurro. No, blu, azzurro, ok? Cioè, ha cambiato solo una tonalità. Per dire, cioè, è così. Un giorno lo puoi prendere con un cazzo dritto, e l'altro giorno magari lo prendi col cazzo storto. Poi era uno che diceva sempre: questo è il canale che non bacia il culo a nessuno. Però intanto quando la gente gli dona i soldi in live, che gli dice: mi dici Lezzo, mi dici Sudicio, e lui babbalone fa Lezzo, Sudicio, cioè è un circo praticamente, è diventato un cazzo di clown, ok? Che basta che lo pagano e lui fa quello che la gente gli dice. Io posso capire, perché comunque sia uno si fa dire: ah, lo sai che tizio è Lezzo? Allora il ragazzetto che ha donato ha detto: ah, oh, guarda, ti ha detto che sei Lezzo, bla bla bla. Lui si fa la risata, lui si è preso i soldi, va bene, è divertente, ok. Però andare contro il suo stesso pensiero, quello che lui diceva: no, ma io, cioè, l'ultima cosa che farò se i miei utenti mi dicono certe cose, così, colà, cioè, ti sta a far capire quando una persona possa essere, diciamo, attendibile. Non ho ancora capito perché siamo usciti a parlare di Zeb in questo video. Io ero completamente improntato, no, su spiegarvi cosa sto facendo, però penso che si capisca semplicemente guardando. In poche parole, stiamo preparando il terreno per andare ad assuonare la prima campana, tra avanti la quest principale. Ora se ne ritorna su Twitch di nuovo giocando a DBD, ok. Però poi, per farvi capire anche che tipo di fan lui ha, ok, che fan base si è creato col tempo, perché uno può anche dire: vabbè, lui è così, però magari la fan base che lo segue è un po' diverso da lui. No, semmai è anche peggio, perché vi spiego. Lui ha portato DBD nell'ultima live che ha fatto, e mi sa anche qualcos'altro, non sono sicuro perché non l'ho seguita. Mi sono solo informato su cosa avesse portato. Lui porta DBD. La gente
su Facebook, perché lui ha fatto un post su Facebook dove ha detto sono tornato, cazzi e mazzi, ha scritto, cioè, qua la maggior parte dei commenti erano sì, ma porca puttana, sei tornato a fare le live e giochi a porca puttana di DBD, vaffanculo, io, cioè, perché non sei stato a casa tua a farti i cazzi tuoi, cioè, per farti capire, ma che cosa, cioè, cosa sto leggendo, cosa stanno guardando i miei eyes, cosa io avrei mai fatto di male nella mia life, cosa, per meritarmi questo dolore fisico? Perché? Perché devi essere così stronzo? Perché gli utenti devono essere così? Perché lui se li è creati così? Cioè lui se li è macchiati così? Perché se lui fosse stato un pochino più aperto mentalmente, probabilmente certi utenti non avrebbero questo tipo di atteggiamento nei suoi confronti. Che poi non solo si, diciamo, riversa solo nei suoi confronti, ma anche magari nelle persone che non, diciamo, non sono amanti di Zeb e magari vanno nei video di Zeb e lo insultano perché che ui, sono ragazzi, cioè non ti puoi aspettare che su YouTube Italia ci sia gente che argomenta quando scrive le cose sui commenti. No, è ovvio che scriveranno le cagate, cioè dimmi quando mai tu hai trovato un commento di una persona intelligente. A me in tutta la mia vita, sai quante volte mi sarà capitato di un commento costruttivo, che sia negativo o positivo? Ma cioè, due o tre in tutti i video che ho visto io, e ne ho visti maronne quando ne ho visti, di tantissimi canali. Ma poi dico io, no, adesso siamo sinceri, ma io sto facendo la predica a Zebro, io non ho un cazzo di canale, di nessuno che mi conosce, non ho un cazzo di niente. E parla, che parla, sei zitto, ma che cazzo dici tu, ma che ti conosci? Comunque dobbiamo parlare di qualcosa, se io qua mi annoio e poi mi taglio le vene e non ho capito perché io non ho capito, vabbè. Abbiamo potenziato la stella del mattino, tradotta letteralmente, più 5, dovremmo riuscire a fare qualcosa. Il prossimo obiettivo è tornare nella chiesa, liberare l'Autrec, uccidere l'Autrec, ma non uccidendolo in modo legale, bensì facendo un bel cisone al gioco. Traduco, semplicemente lo butteremo giù da un dirupo, senza che lui si aggri, perché sennò sono cazzi. Ok, sciocchiamo la gente adesso, perfetto. Era quello l'importante. Prendere l'anello del favore, perché il FAP purtroppo a livello 1 è indispensabile. Senza di quello non andiamo da nessuna parte. Poi dovremmo trovare qualche abbigliamento migliore, perché con questo dubito riusciremo ad andare avanti. O meglio, potremmo, però i danni che prendiamo già sono elevati adesso. Immaginate già anche solo nella prossima zona. Ci aprono le chiappette. Oddio, ma sono pure potenziati. Ho paura che mi sciottano. Una volta. Prendete il ticket, mi raccomando. Bravo. Dai, che se mi fate vincere faccio anche il balletto della felicità, per citare abbastanza gente, no? È la danza della felicità. Non so fischiare. Lì mi ha già rotto bellamente i coglioni. Può anche stare là sotto, non è un problema per me. Wow, fico, non lo sapevo. Cioè, il raggio della palla arriva anche fino a sotto, quasi i piedi. Interesting. Perry for life, biatch. Uno strano senso di déjà vu. Mi sono, diciamo, inoltrato nel discorso... Ok, che video seguivo io in generale? Ho parlato di Zeb. Parliamo in generale anche dei tipi di video che vedo io. Così, perdiamo tempo, così almeno imparate due cazzi della mia vita inutile, inesistente. Seguo un po' di tutto. Principalmente... I miei canali preferiti sono, vabbè, quello di YouTube e italiani, poi faccio anche distinzione con quelli esteri. Italiani seguo YouTube, Barbaroffa e quelli sul server. Sicuramente me ne dimenticherò alcuni, perché ne vedo così tanti che veramente a volte mi dimentico pure chi seguo. Infatti di solito io cosa faccio? Mentre gioco uso a vedere i video in podcast, ok? Nel senso, metto il video e sento solo l'audio. Per compagnia, perché spesso sto da solo a casa e perché mia madre comunque va a lavorare, eccetera eccetera. Sono iscritto anche al canale di Aldo Giovanni e Giacomo. Non a caso questo
personaggio si chiama Ike Brazov. Wow, non, chissà perché, cioè non l'ho mai sentito questo nome prima dura. Di solito mi rivedo sempre i loro sketch, sia a teatro che hanno fatto i corti o Tell Kiel Tell Un, eccetera, eccetera. Unplugged. Poi vabbè, per canali esteri, fino a poco tempo fa seguivo anche PewDiePie. Cioè, io PewDiePie lo seguo praticamente dal 2011-12, quando era ancora un game player fisso, cioè prima faceva solo gameplay. Allora, prima mi dai questa, grazie. Sì. E adesso ti faccio fare un bel viaggetto di sotto. Toc, così. Tu dici, sei di granino, pezzo di merda. Oh, ok, bravo. Che Mufasa, lunga vita al re. Oh, Simba! E voi direte, ma cazzo, mi hai buttato il Cristo giù, adesso come le prendi quelle? Cioè, quella piccola aura gialla. Niente di problema, proprio tu tranquillo devi stare. Proprio tranquillo devi stare. E seguivo PewDiePie. Adesso seguo principalmente canali che trattano Dark Souls, oppure canali tipo, boh, non so, KSI. Però io che sai, seguivo la serie che faceva su FIFA. Perché ai tempi, quando eravamo più piccolini, tipo 2013-2014, andava di moda, ma proprio un saccaccio FIFA, no? Cioè tutti facevano FIFA, tutti vedevano video su FIFA. Io comunque a FIFA ci gioco, ci ho sempre giocato. Ai tempi, quando ci stava la PlayStation 2 e anche la PlayStation 1, giocavo sia Winning Eleven, ovviamente patchato in italiano. Che tu non sai come cazzo facevano ai tempi a fare una cosa del genere, perché andavi a comprare il disco masterizzato e loro ti davano il gioco patchato in italiano quando vedevi che era palesemente scritto in giapponese. Comunque, vabbè, e tu dicevi: Madonna, questa è magia, cioè questa è Magix. Poi dopo, ovviamente, è iniziato l'era della PlayStation 2, sempre masterizzata, e partivi col PES a manetta proprio, perché FIFA, scordati che proprio quello non era un gioco di calcio, era qualcosa di fittizio, che non doveva esistere FIFA sulla PlayStation 2. E nemmeno sulla PlayStation 1, siamo sinceri, cioè. Diciamo, PES o Winning Eleven, come volete chiamarlo voi, ha sempre avuto man forte sulle vecchie console. Poi dopo, ovviamente, è finita l'era della PlayStation 2, è iniziata l'era della PlayStation 3, e FIFA ha stravinto la gara tra le due, e quindi si è iniziato a giocare a FIFA. Io sono arrivato un po' tardi con l'era della PlayStation 3 perché la comprai nel 2013, quindi già a fine corso quasi, perché poi uscì la PlayStation 4 subito dopo. Diciamo che giocai solo FIFA 14 fin dall'inizio, perché lo comprai proprio a prezzo pieno, perché poi mi comprai anche la PlayStation 4, PlayStation 3, eccetera, eccetera. Madonna mia, che è proprio in fila, guarda, guarda. Due, prossimo. Lei? Trattamento? Eccolo là. Prego, prego, ce n'è per tutti, non si preoccupi. Ah no, ho dato un calcio, non volevo. Prego, prego, guardi, non si preoccupi. Ok, abbiamo finito? Perfetto. E quindi ho iniziato a giocare a FIFA, da FIFA 14. Non vi dico, cioè, proprio quel gioco mi sono sbrodolato, nel senso, mamma mia quanto cazzo ci ho giocato. È stato, no, ho premuto qualcosa per sbaglio. È stato probabilmente l'unico FIFA che abbia mai giocato in tutta la mia vita, ma tanto tempo proprio, cioè ci sprecavo le ore intere. Poi è iniziato da FIFA 15 in poi a calarmi un po' la voglia di giocare, ma più che altro perché FIFA è un genere che, cioè FIFA calcio in generale, è un genere che comunque o ci giochi sempre o fai giusto quelle 2-3 partite ogni tanto. Io ho una spanna di concentrazione di massimo 3 partite, quindi di conseguenza, nel senso, cioè, più di 3 partite, poi dopo inizio anche a farci sbrigare. Ma perché sono proprio così, cioè, non ho mai capito sta cosa, però vabbè. Che dobbiamo fare, ce la dobbiamo tenere. Anche adesso, cioè, se compro FIFA, gioco giusto offline, perché mi piace di più l'offline, per fare la carriera, che non aggiustano mai, cioè, praticamente è la stessa roba. Aggiungono giusto qualche cosina ogni anno, per dire, il contentino, 60 euro paga, grazie. Però io, siccome sono furbo, il gioco non lo compro mai a inizio anno, ma lo compro sempre tipo verso marzo, quando costa veramente una miseria, tipo un massimo 20-25 euro, come infatti ho fatto con FIFA 19, che l'ho pagato 25 euro.
sono un grandissimo amante degli RPG, non a caso. Ho provato a portare Kingdom Hearts 3, no, per, diciamo, portare un po' di visibilità a questo dannato canale, però, hey, io sono un grandissimo cojones, non coglione, proprio cojones, e mi sono fottuto la serie perché non sono stato attento al, diciamo, microfono. Comunque, vabbè. Sono errori che purtroppo devono accadere, nemmeno possono, devono, perché se io non me ne fossi mai accorto, avrei continuato a fare video così per sempre, cioè con un audio, cioè, non funzionale, o meglio, non all'altezza, insomma, delle mie aspettative, perché non sono nemmeno aspettative magari di un'altra, della gente che vede il video, perché io sono un po' così. Se il video che faccio non piace a me, e mi sa che l'ho già detto in qualche altro video precedente a questo, secondo il mio ragionamento non piace nemmeno alla gente che lo guarda. Che può essere sbagliato, cioè, magari io sono un tipo che ha degli standard elevatissimi su questo, cioè sul fatto di fare i video e cose varie. Perché comunque sia, io vedo tantissimi video montaggi, MLG, cose così, cioè io quella roba me la posso solo sognare, perché io non avendo un PC non posso fare un cazzo di montaggio decente, perché su sto cazzo di Chef Factory non si riesce a fare una beata minchia, perché fa schifo a cazzo. Pesa un quintalato di giga, infatti, cioè Share Factory pesa tipo quasi 5 giga di memoria. Cioè, un programma di montaggio tolto magari Sony Vegas non pesa così tanto. Eppure, per quel che pesa, non ti permette di fare quasi niente. Ma già lo sapete, inutile che ve lo ripeto per l'ennesima volta. E praticamente gioco agli RPG, poi, diciamo, a me piacciono tutti i generi, esclusi gli horror. Ma non quelli splatter, ma quelli psicologici, no? Che comunque ti penetrano nella psiche, ok? Un esempio pratico. L'unico psicologico che io abbia mai giocato, ma solo perché avevo visto PewDiePie giocarci e mi piacque, non so perché, ero malato in quel periodo probabilmente, era Corpse Party sulla PSP. Che poi dopo hanno anche fatto vari porting sul 3DS, eccetera, eccetera. Non so perché giocai a Corpse Party. Cioè, Corpse Party mi ha lasciato un segno evidente sulla mia psiche, perché molte delle cose di cui io ho paura adesso, per quanto riguarda il genere horror psicologico, cioè, è probabilmente derivato dall'aver giocato a Corpse Party. Che magari, per una persona che è abituata a giocare psicologici, cioè gli horror psicologici, quel gioco secondo me è pure una cacatella, nel senso che, ma tu hai paura di queste cose? Che cazzo è? Cresci dei coglioni sotto le palle, eh! E io rispondo, ma io c'ho paura! Cioè, io vedo quelle cose e mi cago sotto, e io non voglio cacarmi sotto, io ci tengo alle mie palle, Che problemi ho? Cioè, il mio cervello certe volte finisce di funzionare. Questa è una di quelle volte, evidentemente. Niente, giocare quel cazzo di gioco mi distrusse la psiche. Tant'è che non riuscii a dormire bene per scarse 3 settimane, probabilmente. Però il gioco mi piacque. Cioè, nel senso, nonostante tutti gli evidenti cacamenti di cazzo che mi diede, mi piacque. Perché era un bello horror psicologico, cioè era uno di quegli horror che non ti faceva vedere quasi nulla. Cioè, l'unica volta che ti faceva vedere qualcosa era per una scena che era già terminata, cioè ti faceva sentire tutto l'audio, no? Tutti sbudellamenti per dire cose varie. La scena, la famosa scena. Porca puttana, non riesco a parlare, questo è difficile, da livello 1 mi sciotta proprio. La famosa scena, non voglio spoilerarvi, però è un gioco abbastanza vecchio, dai, che cazzo. Se volete potete recuperarvelo, però ve la cito giusto per completezza, diciamo così. Dove c'è. Allora, prima di tutto il gioco si basa su praticamente dei ragazzi, no? Che fanno una specie di gioco, una specie di rituale, va? Dove devono praticamente prendere una piccola bambolina di carta e separarla diciamo, in tante parti quante persone si sono, no? Cioè, se sono 7 parti. 7 persone prendono questa bambolina in mano e bisogna separare la bambolina in 7 parti. Ok. E mentre lo si fa, bisogna ripetere il nome della bambolina per 3 volte, se non sbaglio, non mi ricordo bene. 3 volte nella mente, senza sbagliare, perché se lo si fa, diciamo, porta sfortuna o qualcosa del genere. Se lo si fa bene, invece, porta fortuna. Ok. E già solo questo ti deve far capire, ok,
sbaglierà sicuramente qualcosa da qualcuno e andranno tutti a fanculo. E infatti è quello che succede. A scuola, perché loro fanno questa cosa a scuola, come ogni classico gioco giapponese che prende sempre posto in una cazzo di scuola di merda, mai che fosse magari in un centro commerciale, sempre a scuola, sempre ragazzini, sempre questa cosa che hanno i giapponesi con i ragazzini, magari li vogliono morti tutti, sarà, cioè in Giappone odiano i bimbi probabilmente. Che succede? C'è un terremoto, questo terremoto praticamente fa cadere diciamo, il pavimento della classe dove stanno i ragazzi e cadono giù e si disperdono. Poi ovviamente la storia si divide in episodi, diciamo così, cioè nel senso, una parte di storia vedrai due ragazzi che praticamente cercano di sopravvivere in questa cazzo di scuola, cioè o meglio, cercano di trovare i loro compagni persi, eccetera, eccetera, e tu comunque continui guardando la storia di tutti, no? Però ogni cazzo di volta c'è sempre qualcuno che schiatta male, o meglio, sta cazzo di scena, no? Ci sono una ragazza e un ragazzo, no? Che stanno cercando una loro amica che hanno sentito, cioè hanno sentito che lei c'era, no? E la trovano, era tutto tranquillo. Poi all'improvviso però vanno in una specie di infermeria, no? E si vogliono riposare là. Che comunque sia la scuola, diciamo, ha un piccolo problema, nel senso, sulla psiche delle persone, diciamo, è influente, nel senso, può fargli venire brutti pensieri, quindi inizia a pensare magari ti vuoi suicidare, vuoi uccidere i tuoi compagni, cose così, no? Perché ci sono i fantasmi, ovviamente. E allora che succede? La ragazza che loro vanno cercando, diciamo, rimane nell'infermeria, no? Perché loro escono, non si sa per quale motivo, non mi ricordo. Loro escono e lasciano la ragazza lì a riposare. Non mi ricordo, mi sa che era pure infortunata. Adesso non mi ricordo bene la scena, però è come va a finire che mi è proprio rimasto in mente. E allora che fanno? All'improvviso tornano, sentono praticamente delle risate, cioè non delle risate, cioè tipo come fanno? Presente di giggle giggle, come dicono gli inglesi. Giggle giggle. Che sembrano provenire da dei bambini, però. E loro dicono, ma che cazzo so, cioè cosa sta succedendo? E si sente la ragazza che parla, come se appunto ci fossero delle persone che stanno con lei. E allora loro, spaventati, no? Perché dicono, ma non c'era nessuno prima, com'è possibile? Spaventati, diciamo, accorrono verso di lei, però la porta dell'infermeria non si apre, no? Poi all'improvviso, mentre sbatte, 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 dicono apri, 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 apri. Si apre e vedono lei, no? Che sta parlando con due fantasmi. Con dei bambini fantasmi. Di cui una ha la testa tagliata a metà, senza lingua. E un'altra mi sa che stava senza occhi. Non voglio sbagliare, non mi ricordo bene. E praticamente la ragazzina dice: no, ma non sono cattivo, vogliono solo parlare, cioè sono tranquille. E loro, diciamo, in primo momento ci pure credono. Però, siccome stanno sull'attenti perché hanno capito la situazione, allora si vogliono provare ad avvicinare piano piano. Però, mentre lo fanno, cioè all'improvviso, sti cazzi di fantasmi iniziano a, diciamo, a innervosirsi un po', ok. E allora loro, che fanno questi due fantasmi? Prendono la ragazzina che stava parlando con loro e la innalzano in aria, cioè la fanno fluttuare. E allora subito iniziano a dire: no, fermi, non fate niente, non fate niente. E poi succede l'irreparabile. Che vuol dire? Prima di tutto, velocissimo proprio. Allora, la porta, no, prima la fanno sbattere la testa sulla porta e si sente crack proprio, si sente un crack fortissimo. Cioè, tutto audio, non c'è niente di visivo, tutto audio. Cioè, voi non vedete, sentite, quella è la cosa peggiore, perché quando tu senti e non vedi, le cose te le immagini, non le. Cioè, è proprio il trip mentale che ti fa venire. Poi dopo, all'improvviso, mentre lì urla aiuto, proprio in un modo, mamma mia, stridulo, giapponese ovviamente. E i giapponesi per fare le urla stridule, mamma mia, proprio ti fanno vedere la pelle d'oca. Aiuto, si sente pff, proprio, ma proprio pff, e là tu capisci a posto, questa qua caput. E infatti, neanche a dirlo, loro che fanno? Vanno a cercare di capire che brutta fine ha fatto la ragazzina e trovano
una poltiglia di carne sul terreno. Ora, penso che abbiate capito abbastanza bene di chi sia quella poltiglia di carne. Ma non è lo schifo, perché la poltiglia di carne... Allora, il gioco è fatto in pixel art, ok? Quindi si vede tipo RPG, no? Dall'alto, con i personaggini piccini, no? E quando parlano escono le caselle di testo con la faccia della persona che sta parlando, no? Ovviamente però animata in stile cartoon, animato. Le immagini sono di uno scioccante, cioè la ragazza vomita, perché ovviamente vede quella tutta spappolata al suolo, cioè ovvio, è la reazione che praticamente avrà chiunque, il vomito, è la prima cosa che probabilmente viene a una persona. So scemo. E cazzo di scappare. La vomita, giustamente, il ragazzo urla disperato, cioè... Non solo sei costretto a vedere la ragazza che muore e senti suono, già quello è solo disturbo, già solo quello basta per disturbarti, ma poi ovviamente sei costretto a vedere anche le reazioni dei ragazzi, che poverelli, quelli non sono nemmeno maggiorenni, quindi sono ragazzi che non capiscono come funzionano certe cose, o meglio, non vogliono vedere certe cose, perché che cazzo, a 15-16 anni, che penso sia quella l'età. Spero sia quella l'età, dovrebbe essere quella, non sono sicuro. Cioè, tu ti vedi ste robe, è ovvio che rimani scioccato. Ma anche una persona magari più grande avrebbe avuto una reazione se non peggiore. E quindi ci rimani così, ci rimani proprio di merda. Perché tu te lo aspetti che succede, capito? Perché è un horror, la scuola ti mette un'ansia terribile. Perché è buia, è deserta, è... rotta, e capito? Cioè, ti ispira proprio tutte le peggio cose, e non solo stai in uno stato mentale di merda, poi peggiora anche le cose, e quindi rimani peggio ancora, perché magari ti attacchi, cioè, diciamo, emotivamente, i personaggi magari ti possono anche piacere, quindi tu ti allacci a quel personaggio, ti piace, no? E quindi non vorresti che non gli succedesse niente. Però poi ti ritrovi una piccola ragazzina, no, di 14 anni, che viene spappolata letteralmente ad un muro, cioè verso un muro, con una forza indescrivibile, perché si sente proprio... mamma mia, manco un cazzo di maiale macellato, ma veramente? E tu ti rimani proprio di merda, ci rimani malissimo. Quel gioco mi ha lasciato i traumi, sono sicuro su questo, perché se io sono spaventato su alcune cose, è colpa di quel gioco. Cioè, ci posso giurare quel che volete. E da quel giorno in poi mi sono ripromesso di non giocare mai più un horror in vita mia. Cioè, ripeto, non so che cosa mi passò per la mente quella volta, perché io... Comunque, non avendo mai giocato un horror, tralasciando, diciamo, Resident Evil, però Resident Evil quasi un action, cioè horror è fino a un certo punto, ti spaventi sì, però dopo un po' ti passa pure lo spavento. Per carità, ai tempi quando uscì la trilogia di Resident Evil con Silent Hill, la gente è proprio alla cacaccia, perché graficamente forse l'unico gioco che reggeva era Splatterhouse. Però era tipo sul Neo Geo, quindi quasi nessuno ci aveva giocato, se non gli arcade, se magari lo trovavi l'arcade in una sala giochi, insomma. E quindi è così, cioè io gli horror ho deciso da quel giorno in cui non solo di non vedere mai un horror, quindi cioè, neanche se uno mi costringe a dire: ma vedete un film horror? No, cioè rifiuto senza pensarci due volte. Ma non giocherò nemmeno mai più un horror psicologico. Cioè, bisogna sempre specificare, ovviamente. Allora, e comunque, guarda che bravo, riesco a parlare e a giocare nello stesso tempo. Anche se prima ho fatto cacare perché sono morto più di una volta. Però, funziona. È tutta abitudine, no? Ho preso l'anello del lupo, che ci servirà molto più là in gioco, perché aumenta l'equilibrio. E siccome noi non possiamo mettere equipaggiamento pesante, perché non abbiamo abbastanza peso trasportabile a disposizione, è l'unico modo che abbiamo per aumentare l'equilibrio. Senza equilibrio in questo gioco purtroppo non funziona niente, perché l'equilibrio è l'unica essenza della vita, per Dark Souls 1 ovviamente. Poi dal 2 in poi, che tu hai o meno l'equilibrio, al gioco non gli frega un cazzo. Allora, il nostro obiettivo, l'ultimo nostro obiettivo, e andare a uccidere la farfalla della luna. Ah, cazzo, non sono umano, non posso invocare a Beatrice, questo è un problema.
Questo è un grosso problema. Senza Beatrice non andiamo da nessuna parte. Merda. Voglio. Ma devo tornare indietro. E poi mi devo fare la strada e devo uccidere due G. No, vabbè. Proviamo a farlo da solo, va. Però senza magia ci mettiamo molto più tempo. Che Beatrice. Cioè, la farfalla praticamente gli dice: Get down, bitch! Get down! You're my bitch! La farfalla dice: Oh, scusa, non faccio più! Scusa, non volevo! Quello mi ha svegliato, coglione! Stavo dormendo! Che poi pure queste sono, diciamo, nemici base a fine gioco. Che senso ha? Cioè, Dark Souls 1 è probabilmente l'unico gioco dove ci sono più boss che poi diventano anche nemici normali a fine gioco. Sto boss fa cacare, cioè, ma perché? Dark Souls 1 è anche pieno di boss che fanno cacare proprio. Non fanno quasi per niente divertire. Bastardo, mentre il culo mi attacchi, sei stronzo. E quando cazzo ti abbassi, vai? Oh! Ebbè. Ah, non ci vuole venire da me! Non si stanca mai. No, vabbè, questa è buggata. Già, non ho capito. Che andiamo a fa? Oh, brava zio, vieni qua. Due, tre, sanguinamento riusciamo. E ripartiamo. Che palle! Mi sto annoiando. Ha fatto qualcosa di nuovo, ha cambiato lato. Divertimento per tutta la famiglia. Aia, che da laure. Mie fiasche. Sto boss che non vale un cazzo. Lo sapevo! Ebbene sì, signori, sono morto contro la farfalla della luna. Bravo! Un applauso! Un premio incredibile proprio! Ma perché? E sono l'unico essere umano che è morto contro la farfalla! Che disgrazia! Che vergogna! Invochiamo a Beatrice per cortesia, no? Io non me ne vado senza Beatrice. Beatrice? Cara? Amore? Dove sei? Ho bisogno di te. Ci sono dei cacacazzi che praticamente non mi vogliono far andare avanti nel gioco, Ho bisogno che mi uccidi un po' questa farfallina. No, non so perché, ma qualche stronzetto l'ha fatta cadere giù. Evidentemente dal suo cernario. Mi sta rompendo il cazzo, eh? Ho bisogno di spazio io. Ci arriva fino a qua. Ah, Dio benedica la piromanzia. Oh, ecco qua. Ciao bella! Tu vuoi panino senza o cucipolla? Perché io fare senza. A parte che sono vestito un poco da, diciamo, viandante del deserto. Ah, diciamo così, no? Voilà! Apprendista? Oppure ti pagano come saggista? Mi facci capire, no? Perché? Con quel cappello dubito proprio che lei fa l'apprendista. Cioè, lei proprio mi sa che la pagano mensilmente. Senza contributi in nero? La mia gaula. Ho bisogno di bere. Ti prego non mi attaccare. Thank you very much. Ma wow, bravissima! L'hai presa in pieno proprio. Fammi. Sta stronza, mi bloccava. Guardala! Oh, io ti ho invocato per aiutarmi, non per darmi fastidio, Cioè, non ho capito. Aia! Ma perché io non paro? Io qualcuno. E quando mai? Cioè, non è una vita. Guarda quanti danni ha fatto già! Questo è una bestia! Wow, in the face proprio! Boom! Guardalo, boh! Cioè, non lo fa un cazzo, stai facendo tutto tu. Ti ho invocato perché mi devi aiutare, no, perché devi fare tutto tu, Che okay, uno. Due e attacco pesante! Uno! Dai, 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 che è quasi muerta! Ma cosa gli dai le bastonate? Ma cosa fai? Non gli fai un cazzo con le bastonate? Gli dai le bastonate? Ma guarda un po' questa, Vabbè, grazie, l'aiuto, è stata utilissima, bla bla, lo sai già. Prendiamo il tizzone, torniamo al Falau e ci sal e salutiamo. Ecco qua la chiave per entrare. In robe bellissime. Ah già, e usiamo questo. Va bene, spero che il video vi sia piaciuto. Abbiamo abbastanza anime. Probabilmente, diciamo, il prossimo step che faremo è prendere l'oggetto per aprire questa porta. Andremo nella foresta. Proveremo a farmare un po' di anime.
Anche perché mi servono, perché devo comunque comprare le titaniti per potenziare le armi e cose varie. Poi entreremo nella Covenant perché ci servirà per non avere problemi più là. E faremo un tentativo con Sif proprio direttamente, proprio senza neanche pensarci due volte. Perché tanto Sif comunque, nonostante sia obbligatorio come boss, l'hanno quasi trattato come opzionale. Perché se non lo sai che ci sta, lo praticamente ignori completamente. E ho ripetuto completamente due volte. Sono fortissimo. Vabbè, detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. Oggi ci siamo proprio dati alla pazza gioia con, diciamo, il commentary. Siamo proprio bravissimi, stiamo migliorando. E lascia un like, commenta, condividi. E noi, come ogni volta, come sempre, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao, Pusillanimi!